Errani, abbiamo trovato Sara, guarda un po', con la televisione accesa su Eurosport a guardare il Roland Garros. Sì, esattamente, adesso quando posso cerco di guardare il più possibile. Senti, arrivi proprio dal Roland Garros, dove non è andata benissimo, ma neanche male, insomma, alla fine una Sara Errani che sta confermando il suo buon momento. Sì, non era una partita facile, perché comunque la Dulco era molto in forma e io ho fatto una partita discreta, poi ho pagato un po' la tensione del primo Roland Garros in tabellone, quindi il terzo set è stata un po' più dura, poi sospeso sul 3-1, quindi un po' di tutto. Una grande crescita che ha trovato un momento importante con quel bel match contro Serena Williams agli Internazionali d'Italia, insomma, lì è mancato poco. Lì sì, è mancato poco o tantissimo, dipende dai punti di vista. Poi è stato un bellissimo torneo, una soddisfazione poter far bene proprio a Roma in casa. Senti, ma quando hai visto che il giorno dopo la Williams ha abbandonato per problemi fisici, credo che... qual è stata la reazione, insomma? No, tutti quelli che mi hanno chiamato per farmi complimenti mi hanno richiamato per dirmi: ma non si poteva ritirare ieri, lo sai che si è ritirato? Ho detto: ah, non lo sapevo. Però capita, nel tennis è così, quindi uno l'accetta. Più in generale, Sara Errani sta crescendo molto, un bel ranking, oggi 53, calerà qualcosina dopo il Roland Garros, però insomma la tua crescita a livello proprio internazionale si vede e si sente. Come sta andando? Sì, sta andando bene, perché comunque sto crescendo settimana per settimana, quasi mai vado indietro a parte di qualche posizione, quindi già da diversi anni sto andando sempre su nel ranking e quello è l'importante secondo me, magari non fare un anno grandioso, andare su di un sacco di posizioni, però star lì, lavorare un po' alla volta, migliorare sempre. Senti, sei a casa qualche giorno perché... ti alleni a Valencia, tornerai infatti a brevissimo proprio in Spagna, è una vita non facile, immagino, raccontaci un po' questo vivere anche a Valencia, come ha influito, com'è insomma la quotidianità di un atleta del tuo livello? Beh, ovviamente a casa ci sto pochissimo, dopo i tornei quando posso passo di qua al massimo 2 o 3 giorni, poi sto sempre, mi alleno là e vivo in un appartamento con un'altra ragazza, non è facile, però comunque non si fa sentire più di tanto la fatica, a me piace molto, sono molto appassionata, quindi mi piace molto. Ecco, la giornata tipo, quante ore di allenamento, quanto è duro il lavoro, quanto hai dovuto faticare per arrivare a questo livello? La giornata tipo, inizio a allenarmi alle 8:15 la mattina, a tennis fino alle 11:15, poi dopo faccio atletica dalle 11:15 fino all'1:30 e poi riprendo al pomeriggio, rigioco un'altra ora, ora e mezza, poi a volte faccio di nuovo atletica, a volte no. Quindi sono molte ore, diciamo, e la fatica si fa sentire, però uno dà il massimo poi per fare... dare il meglio nei tornei. In molti dicono, e credo tu lo possa confermare, che la carriera di Sara Errani ha avuto un salto in avanti proprio con il trasferimento a Valencia, con nuovi allenamenti, quindi un salto di qualità che si è visto. Sì, è stata un'esperienza positiva e mi ha fatto migliorare molto. Ho fatto diverse esperienze nei vari anni, ho cambiato molti posti e diciamo che adesso sono riuscita a trovare un posto in cui che mi vada bene, che riesca a allenarmi bene, tranquilla, e quello è importantissimo. Allora, guardiamo un po' avanti, a breve c'è Wimbledon, ma ci sono altri tornei nel mezzo, e come abbiamo anticipato, proprio a ore torni a Valencia ad allenarti, ecco, quali obiettivi ti dai da qui a breve su questi tornei? Tra l'altro diciamolo che a Wimbledon, che è uno dei più importanti al mondo, come Roland Garros, non c'è bisogno che noi lo presentiamo, però insomma partirai dal tabellone principale, già questo è importante. Sì, beh, quello diciamo che è un buon traguardo, già quello, poi adesso giocherò a Barcellona sulla terra la prossima settimana e poi dopo farò un altro torneo sull'erba prima di Wimbledon e poi Wimbledon. Gli obiettivi già da un po' di tempo, da abbastanza tempo, penso alle Olimpiadi. Adesso il cut-off dovrebbe essere chiuso e si saprà la prossima settimana chi andrà. Penso di avere buone possibilità, però ancora non si sa e quindi... ecco, aspettiamo. Spieghiamo un attimo per quanto possibile non far troppa confusione, ci sono X atlete 4 per nazione, la fortuna è che la Russia ne avrebbe 11 nelle prime 48, quindi 7 si perdono in sostanza, Sara Errani anche col ranking che salterà fuori la prossima settimana considerando già il Roland Garros scenderà un pochettino, però rimane tra quelle a cui la federazione dovrebbe dare il passo olimpico, quindi manca l'ufficialità, però stiamo abbastanza tranquilli, dovresti essere alle Olimpiadi. Sì, dovrei essere,
E poi speriamo, bisogna aspettare quello che dica la federazione. Io sono 4 d'Italia adesso, quindi nelle prime 4 dovrei esserci, quindi spero. Ecco, più in generale, quanto sei soddisfatta di quello che hai fatto fino adesso? La tua tabella di marcia, come dire, si sta rispettando? Ti aspettavi di essere qui oggi? Quali, insomma, altri passi davanti vuoi da te stessa? Sì, ma aspettavo di essere qua, era un obiettivo che avevo già da diversi mesi, quindi spero di entrare e poi nei prossimi mesi, comunque adesso è già da un po' che mi ero prefissata alle Olimpiadi, quindi il dopo Olimpiadi non me l'era ancora pianificato, però sta andando abbastanza bene, quindi sono contenta, non, senza fretta, senza voler strafare, e però comunque continuando a lavorare tutti i giorni. Ecco, si evince dalle tue parole, dalle tue espressione, insomma, che le Olimpiadi, come è normale, sono il sogno di ogni atleta. Ecco, quanto ci hai pensato e cosa significa per te l'idea anche, insomma, di rappresentare l'Italia alle Olimpiadi? Per me è tutto. Adesso, la settimana scorsa, ho avuto il coraggio di dire che avrei preferito andare alle Olimpiadi che non far quarti a Roland Garros, quindi per me le Olimpiadi sarebbe un'esperienza spettacolare, forse la migliore di tutte. L'ho presa così, poi dipende, cambia da persona a persona, magari qualcuno ci tiene di più, qualcuno di meno. Adesso io me lo sono messo in testa e non me lo toglie nessuno, e sarebbe bellissimo. Spendiamo altre due parole però su Wimbledon, la terra rossa del Roland Garros con l'erba di Wimbledon. Come idea, quale piace di più e soprattutto cosa ti aspetti su questo terreno così particolare? L'erba cambia il gioco del tennis. Per adesso il mio preferito rimane Roland Garros. Wimbledon non ho mai giocato il tabellone, neanche junior, quindi non sono mai stata, sono stata solo all'altro circolo a fare le quali. Quindi magari tutti dicono che Wimbledon è il miglior torneo del mondo, sicuramente sarà bellissimo, io non sono mai stata, quindi ve lo saprò dire quando torno. Quale sarebbe l'obiettivo che ti darebbe soddisfazione, insomma, passare un paio di turni, diciamo questo? Sì, ovviamente l'erba non è la mia superficie preferita, però comunque non mi tolgo niente, andrò là tranquilla, senza aver niente da perdere, darò il massimo, speriamo, 2 o 3 turni, speriamo, sono già tanti. Senti, in chiusura ti chiedo alla ragazza Sara Errani, giovane, che dedica la vita al tennis, che è cresciuta così tanto per uno sport che non ha la stessa visibilità di altri, in particolare le atlete italiane non sono tantissime ad alto livello, tu oggi sei una delle più importanti. Ecco, qual è, insomma, la considerazione che fai a te stessa e che vuoi rivolgere agli altri, agli appassionati del tennis, a chi si vuole avvicinare, insomma, cosa significa giocare questo sport e riuscire ad arrivare a questo livello? Chi vuol giocare sicuramente deve avere una grande passione, io ce l'ho, e a parte questo devi avere già delle combinazioni che ti devono essere favorevoli, perché alla fine è difficile. Comunque io ho avuto anche il supporto dei miei genitori, che era fondamentale, anche economicamente non è facile. Poi bisogna avere un po' di fortuna, un po' di una combinazione, un po' di tutto, però la più grande cosa secondo me è la passione. E allora appuntamento, speriamo, alle Olimpiadi, insomma. Speriamo.